Cittadini barricati in casa e strade quasi completamente deserte. Da quando l'intero paese è stato dichiarato zona rossa per l'epidemia da coronavirus, sono in corso numerosi controlli da parte delle forze dell'ordine, che incessantemente continuano a presidiare i territori per far rispettare la legge. Dall'11 al 15 marzo, infatti, su tutto il territorio nazionale sono state controllate 665.000 persone, delle quali 26.900 sono state denunciate penalmente per essere usciti dalle proprie case senza un valido motivo, mentre 660 sono stati invece coloro che hanno autocertificato il falso. Numeri altissimi anche nella provincia di Ravenna, dove solo nel weekend polizia, carabinieri, finanzieri e agenti di polizia locale hanno effettuato controlli su 1.350 cittadini e 940 attività, denunciando 140 persone e 4 pubblici esercizi. Il dispositivo di controllo che è stato attuato per l'emergenza sanitaria logicamente non va a discapito del dispositivo di controllo del territorio per altri fattori, per altre situazioni, cioè il tema della sicurezza comunque è all'attenzione. È con rammarico che vengono applicate certe sanzioni, però i cittadini devono anche comprendere che se non si dà un esempio di fermezza su queste cose è facile poi che la situazione sfugga a ogni forma di controllo. Quindi gli operatori invitano i cittadini logicamente a rispettare le indicazioni e arrivano poi alle sanzioni, quindi solo quando poi vedono che dall'altra parte non c'è comprensione. Qui si sa benissimo che questa patologia non ha al momento delle terapie specifiche, per cui l'unico sistema per contrastarlo è quello di evitare l'occasione di contagio. Bisogna richiamarsi al senso di responsabilità e al buon senso di ognuno di noi. Tutto quello che si fa non solo per tutelare la propria salute, ma anche per tutelare quello dei propri familiari e tutelare quello degli altri soggetti. Qui si tratta di tutelare la pubblica incolumità.